C'è un'enorme fonte di insicurezza in tutti noi. Siamo profondamente insicuri perché ci confrontiamo ogni giorno con gli altri, ci confrontiamo ogni giorno con i social. Passiamo il tempo a scrollare i social dove tutte le persone sono felici, dove tutte le persone sono realizzate, dove tutte le persone sono perfettamente a loro agio nel loro ambiente, hanno tutto ciò che vogliono, dove tutti sono felici e tutti sono veramente al top delle loro potenzialità. Ma è un mondo fittizio, è un mondo che non è vero. Non siamo tutti felici, non siamo tutti realizzati, in pochissimi sanno quello che vogliono, in pochissimi sanno dove stanno andando, in pochissimi hanno veramente quello che vorrebbero. Dobbiamo capire che tutti abbiamo difetti e pregi, tutti siamo bravi in qualcosa e siamo meno bravi in altro. Non possiamo compararci come se fossimo tutti uguali, come se tutti stessimo andando nella stessa direzione. Ognuno ha i suoi obiettivi, ognuno ha i suoi sogni, ognuno ha le sue potenzialità. Devi trovare ciò per cui sei portato, devi capire ciò per cui sei portato. Non puoi fare qualcosa che non ti riesce solamente perché rende felice tua mamma, tuo papà, i tuoi genitori o i tuoi amici, o semplicemente perché è quello che va di moda in quel momento. Non puoi fare qualcosa che non ti riesce perché va di moda. Non puoi comprare qualcosa che non ti piace perché va di moda. Non puoi non essere te stesso per far felice qualcun altro. Devi far felice te stesso. E se hai un talento, se hai qualcosa, devi sfruttarlo, anche se non è quello che va di moda in quel momento, anche se non rende felice i tuoi genitori perché vorrebbero che facessi altro. Devi renderti felice, devi metterti al primo posto, devi capire ciò che ti piace. Se non sai quello che ti piace, se non sai quello che vuoi, non smettere mai di cercarlo, non smettere mai di provare a capire quello che vuoi dalla vita, quello che è il tuo talento. Se non proviamo a fare qualcosa, non possiamo mai sapere se siamo bravi o meno. Ma dobbiamo anche essere in grado di riconoscerne quando lo siamo e quando non lo siamo. E quando lo siamo, dobbiamo dare il massimo, dobbiamo cercare di sfruttare al massimo la nostra potenzialità. Se i nostri genitori vogliono che andiamo all'università, il nostro sogno è cantare, dobbiamo usare tutte le ore extra, tutte le ore che abbiamo, a parte l'università, per fare quello che vogliamo fare. Dobbiamo essere concreti e coltivare il nostro sogno, però dobbiamo capire che abbiamo difetti e pregi. E per capire quali sono i nostri pregi, per capire quello su cui siamo bravi, dobbiamo smettere di compararci con gli altri, dobbiamo cominciare a lavorare su noi stessi. Dobbiamo leggere di più, dobbiamo scoprire più cose, dobbiamo capire quello che ci appartiene e quello che non ci appartiene. E puoi farlo solamente se la smetti di vedere quello che piace agli altri e quello che rende felice agli altri e cominci a capire quello che rende felice te. Devi rendere felice te stesso. Qualsiasi cosa fai, avrai persone che ti dicono che fai bene e avrai persone che ti criticano. Devi smetterla di giudicare, così non avrai paura di essere giudicato. Quando smetti di dare importanza agli altri, allora smetti anche di dare importanza alle loro opinioni. Smetti di dare importanza ai complimenti, perché più diamo importanza ai complimenti, più siamo dipendenti dagli altri che ci dicono quanto siamo bravi, quanto siamo forti, quanto siamo belli, e più soffriamo quando la gente non la pensa come noi, più soffriamo quando la gente ci dice che non siamo all'altezza, che non è fatto per noi, quando ci scoraggiano. Se smettiamo di dare importanza a tutte le cose positive che ci dicono, allora riusciamo a smettere di dare importanza alle cose negative, perché non dipendiamo più dal giudizio degli altri, ma dipendiamo da quello che stiamo facendo, dipendiamo dall'idea che noi abbiamo di noi stessi. E quando siamo liberi di performare in base all'idea che abbiamo di noi stessi, allora diventiamo più sicuri. Quindi devi cercare ciò che ti piace e devi smettere di dare importanza agli altri. Perché hai un sogno, hai un obiettivo, devi solamente cercarlo. Hai qualcosa per cui sei portato, hai mille di quei talenti che non sai neanche di avere, che stai semplicemente ignorando per inseguire una felicità che non è la tua. Cerca quello che ti piace perché c'è e perché se lo trovi, allora comincerai a capire che vuol dire essere confidenti, che vuol dire essere bravi, che vuol dire impegnarsi per qualcosa a cui si tiene.